Un incontro davanti all'ospedale Jazzolino per illustrare le proposte e le iniziative del Partito Democratico a sostegno della sanità pubblica e sollecitare l'attenzione di tutte le forze sane e democratiche di questo territorio. Con questo intento il consigliere regionale Raffaele Mammoliti si è reso promotore di questa iniziativa facendosi affiancare dal GOTA del suo partito con in testa la parlamentare Marina Sereni. Con al fianco il capogruppo PD in consiglio regionale Mimmo Bevacqua insieme alla vicepresidente della Commissione regionale della sanità Amalia Bruni ed il segretario provinciale del PD Giovanni Di Bartolo, Raffaele Mammoliti ha messo in evidenza i molteplici aspetti e le concause organizzative e strutturali che caratterizzano la criticità sanitaria del Vibonese, sempre più a rischio di un effettivo indebolimento. È un'iniziativa, un'ulteriore tappa di un'azione che abbiamo dispiegato in maniera diffusa non solo a Vibo ma in tutta la Calabria sull'attenzione dei temi della problematica della sanità a difesa del sistema pubblico. A Vibo in modo particolare questa iniziativa di fronte ad un presidio importante, perché a mio avviso, io ho denunciato e lo ribadisco, c'è una discrasia tra gli input che provengono dal Dipartimento, dal Commissario regionale e l'effettiva realizzazione e ricaduta poi nell'azione amministrativa del Governo della Sanità vibonese. E l'ho fatto una serie di esempi con la convenzione che è stata sottoscritta, diciamo, con la Croce Rossa senza tenere conto delle linee guida, una serie di interrogazioni che ho fatto al Presidente Occhiuto e mi dice: caro consigliere, c'è questa situazione di criticità, ma guarda che ci sono però anche tante risorse per ammodernare, diciamo, la tecnologia, per fare un ammodernamento tecnologico e digitale delle strutture ospedaliere, per fare interventi di messa in sicurezza dei presidi e delle strutture. Allora noi diciamo, chiediamo perché non si realizzano questi interventi, perché stare fermi significa favorire e foraggiare la sanità privata. Noi siamo a difesa del sistema pubblico e su questo terreno il capogruppo ha chiesto non solo al commissario di Vibo ma a tutti, diciamo, i dirigenti e commissari delle ASP di fare degli incontri specifici per fare una valutazione appropriata e puntuale della situazione esistente. Onorevole, qui in Calabria per parlare di una sanità pubblica che ha bisogno di essere rilanciata. Assolutamente, ci sono tre questioni che sono allarmanti e sulle quali noi daremo una battaglia tra le prioritarie nei prossimi mesi, nei prossimi giorni. Primo, c'è un sottofinanziamento della sanità, il governo Meloni ha già ridotto le risorse per il Fondo Sanitario Nazionale, proponiamo di aumentarle di almeno 4 miliardi per i prossimi 5 anni per arrivare alla media europea, è il minimo indispensabile per salvare la sanità pubblica. Se non si fa questo, in realtà si fa una privatizzazione strisciante della sanità. Secondo, c'è un'emergenza personale, mancano medici, mancano infermieri, mancano tecnici. Noi proponiamo di abolire il tetto di spesa per il personale e di fare un piano straordinario di assunzioni. Terzo, dobbiamo dire no all'autonomia differenziata di Calderoli, soprattutto per la sanità. Non esiste l'idea che si possa differenziare ulteriormente tra nord e sud il sistema sanitario. Non vogliamo 20 sistemi sanitari regionali, vogliamo che i cittadini della Calabria, come i cittadini di tutto il Mezzogiorno, abbiano gli stessi diritti e la stessa possibilità di curarsi dei cittadini del centro-nord.